Il caso che raccontiamo questa sera, il caso Falcidia, sembra davvero un giallo. Uno di quei casi pieni di colpi di scena, di sospettati ed insospettabili. Di piste che sembrano portare alla verità e poi invece all'improvviso non portano più a niente, come se fossero state architettate da una mente diabolica. E infatti, se fosse un romanzo, questo caso sarebbe stato scritto proprio da lei, dalla regina del giallo, Agatha Christie. La nostra storia ha un inizio che fa paura. Siamo a Catania, il 4 dicembre 1993. È sabato sera, dopo cena, dopo le 10. Una donna è sola in casa, nel suo appartamento al terzo piano di Via Rosso di San Secondo. È sola in casa e sta guardando la televisione. Sola, seduta sul divano, immersa in quel silenzio un po' ghiacciante che hanno certi condomini la sera. Sola. Forse si volta, forse gira la testa indietro sul divano perché ha sentito qualcosa alle sue spalle. E invece no, non c'è niente, non c'è nessuno. E invece no, qualcuno è entrato in casa. Verso le 23:30 il marito torna a casa dal lavoro. Parcheggia la macchina nel garage sotto al condominio e sale al terzo piano. Tutto normale, tutto tranquillo, come sempre. La porta è chiusa a chiave. Nel soggiorno le luci sono accese. Il televisore è acceso perché di solito, quando lui fa tardi, lei lo aspetta alzata a guardare la televisione, sonnecchiando sul divano. Tutto normale, ma solo per un attimo. Perché poi l'uomo abbassa lo sguardo e la vede. Sua moglie, Antonina Falcidia, è stesa a terra tra i cuscini del divano. E per un attimo solo, l'uomo pensa che si sia sentita male, sia caduta, ma è solo un attimo, perché poi vede tutto il sangue in cui è immersa e capisce subito che non si è sentita male la signora Antonina, l'hanno ammazzata. Tra i primi ad arrivare sul luogo ci sono i vicini di casa, quelli che abitano nello stesso pianerottolo e quelli che abitano all'appartamento al piano di sopra, che hanno sentito urlare e sono scesi a vedere. Nel soggiorno, inginocchiato sul pavimento, c'è il marito della signora Antonina che la tiene tra le braccia, le stringe le mani e urla bastardi, anche lui coperto di sangue e in stato di shock. La moglie di uno degli inquilini del palazzo cerca di entrare nell'appartamento, ma il marito la respinge. Le dice hanno ammazzato la signora Antonina e la manda di sopra a chiamare i carabinieri. Poi, tutti assieme, cercano di calmare il marito che continua ad urlare, stringendo la moglie tra le braccia e le dà anche un ultimo bacio. Qualcuno va al telefono per avvertire il figlio, che ha 17 anni, che si trova fuori con degli amici ad una festa e non immagina neanche lontanamente cosa sia successo a sua madre. Poi tutto si ferma, tutto si blocca, in attesa che arrivino i carabinieri, il magistrato e il medico legale. Walter Rizzo, un giornalista di Catania che si è occupato del caso, ha intervistato per noi il professor Biagio Guardabasso, il medico legale al corso sul luogo del delitto. Professore, la sera del 4 dicembre del 93 lei è stato tra i primi ad arrivare a casa della professoressa Falcidia. Ci racconta cosa ha visto? Sì, nella notte, intorno all'una del giorno 5, io sono arrivato assieme al sostituto procuratore, dottoressa Cagnino, e ho trovato il cadavere con le spalle a terra e la faccia in aria, il viso era in aria. C'era il televisore acceso ancora e questa pozza di sangue. Io immediatamente non l'ho riconosciuta, appena però mi sono avvicinato e ho visto che era ancora calda, quindi era da poco che era successo l'omicidio. Era ancora calda, non si era formata ancora rigidità cadaverica. E allora ho cominciato a esaminare per vedere un pochino le lesioni ed era stata raggiunta da moltissime colpe d'arma da punta e taglio che aveva in regione toracica, al viso e anche in testa. La professoressa, per difendersi da questo attacco, da questa aggressione, ha preso con le mani, e ambedue le mani, ma soprattutto la destra, aveva afferrato l'arma dalla lama, perché aveva parecchie, si presentava sulla faccia palmare delle mani, parecchie soluzioni di continuo, quindi ferite da taglio, per cercare di frenare questo accanimento.
La signora Antonina è stata uccisa con 26 pugnalate che l'hanno colpita alle gambe e alla schiena, ma soprattutto al collo, al petto e nella regione inguinale. Due di queste, alla gola, sono state mortali. E poi ci sono altre ferite, ferite strane. C'è un grosso ematoma sul naso, un'escoriazione sotto il labbro. E poi ci sono stranissimi colpi di punta, piccoli taglietti, come colpi d'assaggio, sotto al mento, strani. Stabilire l'ora della morte non è facile. L'ultima persona ad averla sentita viva è il figlio, che aspettava alcuni amici che dovevano portarlo a quella festa davanti al portone di casa. Quando gli amici arrivano, il figlio citofona alla madre per avvertirla e sono le 21:45. Il marito è rientrato a casa e l'ha trovata morta alle 23:30. L'ora della morte va collocata in quel lasso di tempo, tra le 21:45 e le 23:30, più vicina all'ora del rientro del marito, perché quando la toccano, il marito e il medico legale, sentono che la signora Antonina è ancora calda. Dalla prima coltellata all'ultima, dalla numero 1 alla numero 26, dicono le perizie medico-legali, sono passati dai 5 ai 10 minuti. Quando l'hanno trovata, immersa in un lago di sangue che ha macchiato i cuscini del divano, la signora Antonina indossava una vestaglia e la camicia da notte. Ci sono un paio di ciabatte lanciate lontano dal luogo del massacro e ci sono un paio di occhiali rotti infilati nel divano. E sul muro, dietro una lampada, ci sono alcune macchie di sangue. Per terra, accanto ai cuscini, si trova qualcosa di molto importante. Le impronte di una suola e di una scarpa stampate nel sangue. Una scarpa da tennis, numero 36. Una scarpa da donna. Strano però, sono tutte impronte di un piede sinistro. Quello delle impronte non è l'unico mistero che ruota attorno a questo caso. Non ci sono segni di effrazione alla porta d'ingresso. Non è sparito niente dalla casa. Non ci sono segni di lotta nell'appartamento, se non quelli che si trovano in quella stanza, nel soggiorno, in quel luogo, sul divano. E poi ci sono altri misteri che emergono subito, fin da quella prima notte. Il marito racconta ai carabinieri che in quella casa, in quel periodo, sono arrivate strane telefonate. Telefonate mute di una persona che chiama e poi riattacca. E queste telefonate si sono intensificate proprio nei giorni che precedevano il delitto. E poi c'è un'altra cosa, ancora più strana, una lettera anonima. La lettera si rivolge alla madre ma minaccia il figlio. Attenta a tuo figlio, dice, potrebbe succedergli qualcosa quando torna a casa, il sabato sera. Ed è una lettera che arriva a casa Falcidia esattamente una settimana prima del giorno dell'omicidio. Allora una lettera anonima, una donna uccisa, le impronte di una scarpa sinistra. Sembra davvero un giallo di Agatha Christie. E si capisce fin dall'inizio che in questo giallo le indagini saranno molto difficili. Ce le racconta chi le ha coordinate, il sostituto procuratore Marisa Cagnino. Dottoressa Cagnino, lei ha seguito le indagini sull'assassinio di Antonella Falcidia. 4 anni di indagini, siamo vicini all'archiviazione del caso. Ecco, un'indagine difficile. Ci dice perché, qual è stata la difficoltà più grossa che ha incontrato in questi 4 anni? Le difficoltà sono state chiare sin dall'inizio, perché si tratta di un omicidio avvenuto relativo a una persona che appartiene alla borghesia catanese, quindi un ambiente assolutamente sconosciuto alle forze dell'ordine e ovviamente anche alla magistratura. Non c'era nessuna pista che noi potessimo seguire indipendentemente da una collaborazione delle persone direttamente interessate, delle persone vicine alla vittima. E nessuno dei familiari ha dato un contributo significativo alle indagini. Quando viene uccisa, Maria Antonina Falcidia ha 43 anni e lavora al Dipartimento di Igiene dell'Università di Catania. Una professoressa universitaria, benestante, di buona famiglia, nipote di un grande medico, proprietario di un'importante clinica privata. Una persona dolce, la signora Antonina, dolce e generosa anche, come dimostrano i regali che fa alle domestiche e alla figlia piccola di una di queste. Una persona soprattutto dolce, una brava persona, la signora Antonina. All'università insegna statistica applicata alla medicina, una materia nuova che le ha imposto di studiare per tutta l'estate, come i suoi studenti. Io l'avevo vista proprio a mezzogiorno, a luna, quando siamo andati via, ci eravamo incontrati perché lavoriamo qua nello stesso istituto, cioè dire come complesso del Palazzo Ingrassia, allo stesso piano, quindi facevamo a volte, mettevamo anche la macchina nel cortile comune.
Era una persona molto affabile, molto cordiale e molto intelligente. Ecco, quel giorno com'era la professoressa? Era Era preoccupata? tranquilla, no, era perfettamente tranquilla, sempre sorridente, sempre col sorriso in bocca, era perfettamente tranquilla. Una persona tranquilla, metodica e regolare, come dimostra anche quella sua ultima giornata, quel sabato 4 dicembre. Alle 8 la signora riceve la domestica filippina, a cui dà gli ordini per le faccende di casa. Alle 9, come ogni mattina, va all'università. Alle 13.30 ritorna a casa, si mette in vestaglia e prepara il pranzo per chi c'è. Poi corregge i compiti, cena e la sera si mette davanti alla televisione ad aspettare il marito, come sempre. Una persona tranquilla, una vita regolare. E allora perché l'hanno uccisa? E chi è stato? A questo punto, come in un romanzo di Agatha Christie, c'è un colpo di scena che orienta le indagini e arriva fin da quella notte. Stretti nel pugno irrigidito della signora Antonina, il medico legale trova alcuni capelli biondi. Sono molto importanti quei capelli. Le prime perizie, condotte dal medico legale e dai tecnici del CIS, la scientifica dei carabinieri che analizza il DNA, dicono qualcosa di molto sorprendente. Poi c'è quel particolare che nella mano destra io trovai alcuni capelli, che due li ho trovati durante l'ispezione esterna notturna e altri tre poi nel corso dell'esame autoptico impregnati di sangue nella mano destra, che poi da un esame sommario risultarono non essere quelle della professoressa, perché la professoressa aveva dei capelli ossigenati. E quindi era capelle di colorito biondo, biondo perché ecco la differenza tra biondo naturale e biondo ossigenato è che il biondo naturale, il colorito è fino alla radice, ecco la decolorazione del capello, mentre il capello decolorato, la decolorazione non raggiunge mai il bulbo e quindi si distingue facilmente al microscopio, a una così sommaria osservazione microscopica. Questi capelli sono stati analizzati e il risultato del relativo DNA, perché avevano il bulbo, è stato confrontato col DNA della vittima. Le prime indagini affidate al CIS di Roma hanno portato all'identificazione di un genotipo che escludeva l'appartenenza del capello alla vittima e che individuava, una persona di sesso femminile. Quindi ovviamente le prime indagini sono partite alla ricerca di questa donna e anche alla ricerca di un possibile movente, di una donna che potesse avere un rapporto così difficile, quindi di odio nei confronti della vittima da arrivare alla morte. Avete sentito il dottor Guardabasso e la dottoressa Cagnino? Quei capelli sono capelli biondo naturali e non appartengono alla signora Antonina. Sono i capelli di un'altra donna, di una donna bionda. Chi? Ancora, in quei giorni, ad un'emittente privata catanese, Teleetna, arriva la telefonata di un ignoto testimone. Il testimone dice di essere stato quasi investito da una station wagon bianca che fuggiva di corsa da Via Rosso di San Secondo. Proprio quel giorno, quel sabato, alle 11 di sera. A bordo della macchina, dice il testimone, c'era una donna visibilmente agitata, una donna bionda. Chi? E poi ancora, non è l'unica segnalazione che arriva a Carabinieri in quei giorni. Arriva un'altra telefonata, una telefonata che dice di guardare nell'ambiente di lavoro della signora Antonina. Dice di guardare ad una professoressa che ce l'aveva con lei per motivi professionali. Questa è una donna bionda che calza lo stesso numero delle impronte trovate nel sangue. È una donna bionda, anche questa. Chi? E poi c'è un'altra cosa. Ai carabinieri arriva un'altra lettera anonima. In questa lettera, un ignoto detective afferma che a commettere l'omicidio sarebbe stata la fidanzata del padre della signora Antonina. Il signor Giuseppe Falcidi e la sua fidanzata volevano sposarsi, ma la signora Antonina si opponeva fermamente al matrimonio e sarebbe questo, dice l'anonimo detective, il motivo per cui è stata uccisa. Colleghe di lavoro della signora Antonina, colleghe del marito, amiche di famiglia, le indagini sembrano ad una svolta, tanto che in quei giorni i giornali locali titolano L'epilogo forse è vicino. Ormai è certo, è stata una donna. Quelle impronte numero 36, quei capelli da cui trarre il DNA dell'assassina. E invece no, troppo facile.
E nei gialli non c'è mai niente di troppo facile, soprattutto nei gialli di Agatha Christie. Perché quella pista, la pista dei capelli, non porta a niente. Tutte le persone sospettate vengono analizzate e si vede che nessuna di queste è proprietaria dei capelli trovati nel pugno della signora Antonina. Non solo, ma arriva anche un'altra controperizia a confondere le cose. La procura di Catania affida al professor Fiori l'analisi dei capelli non ancora analizzati dai carabinieri del CIS. E il professor Fiori afferma che quei capelli, quelli trovati nel pugno della signora Antonina, appartengono alla signora Antonina. Certo, forse sono diversi, forse i carabinieri hanno analizzato altri capelli, forse la signora Antonina se li è strappati da sola mentre cercava di difendersi dalle coltellate. Però a questo punto non c'è più niente di certo, niente di sicuro. Quella pista, che sembrava così sicura, la pista della donna, si ferma. E allora? Si ha la sensazione della sconfitta perché l'impegno non ha prodotto il risultato che si sperava. Ma non ci si scoraggia, anche perché di fronte a un omicidio non ci si arrende mai. Di fronte ad un omicidio non ci si arrende mai. Non ci arrendiamo neanche noi. Non vogliamo dimenticarci della signora Antonina, vogliamo sapere chi è stato ad ucciderla. E allora mettiamoci assieme ai carabinieri, al maggiore Fenoglietti, assieme al sostituto procuratore Accagnino e seguiamo le indagini, fin da quella sera. La pista della donna si è raffreddata. Rimangono quei dubbi, rimangono quelle impronte e rimangono quei capelli. Però mettiamoli da parte, vediamoli dopo. Partiamo dalle certezze. Ad uccidere la signora Antonina non è stato un ladro. Non ci sono segni di effrazione sulla porta d'ingresso, non è sparito niente. La signora Antonina, quando è stata uccisa, era in vestaglia. E allora, che fosse entrato qualcuno con le chiavi di casa o che avesse aperto lei, come è più probabile, al suo assassino, probabilmente lo conosceva e lo conosceva molto bene. Ecco, in questo senso, in quest'area, i carabinieri del maggiore Fenoglietti e il sostituto procuratore Accagnino hanno un paio di piste su cui poter lavorare. All'inizio si pensò a un extracomunitario che era stato in servizio presso il padre della Falcidia e che aveva dei motivi di rancore nei confronti della vittima. Successivamente si fecero le classiche deduzioni del caso facendo riferimento alle ultime persone che avessero visto la Falcidia viva o alle prime che l'avessero vista morta e quindi gli stretti familiari. E ancora dopo ad altre persone che in qualche modo fossero venute in contrasto con la donna. Ma anche lì si trattava di fatti che difficilmente, non ricollegati ad una personalità disturbata, avrebbero portato a un omicidio. C'è un cittadino dello Sri Lanka che abita assieme alla moglie e alla figlia nel palazzo di fronte a quello in cui vive la signora Antonina. L'uomo ha lavorato per molti anni come domestico per la famiglia Falcidia. Prima per il padre della signora Antonina, poi per la signora e adesso lavora nella clinica dello zio e fa anche le pulizie in tanti altri condomini. Perché pensano a lui i carabinieri? Perché l'uomo è in crisi con la moglie. Litigano spesso, molto spesso e anche violentemente per tanti motivi. Litigano per i soldi. Litigano perché lui ha comprato un pezzo di terreno nello Sri Lanka e l'ha intestato al proprio fratello. Litigano per l'educazione della bambina. Litigano anche perché la moglie del domestico porta le gonne troppo corte. E in questi litigi, la signora Antonina, che è molto amica della moglie del domestico, prende molto spesso le parti di lei contro il marito. Non solo, la signora Antonina è molto attaccata alla figlia della coppia, tanto che la madre, molto spesso, gliela affida per intere giornate, come se la signora Antonina fosse quasi una sua seconda madre. Non le affida soltanto la figlia, le ha affidato anche i propri soldi, i propri risparmi. Ora, il domestico vorrebbe lasciare la moglie e tornare nello Sri Lanka assieme alla bambina, ma non può, perché la bambina è segnata nel passaporto della donna. Questo passaporto ce l'ha il parroco della famiglia Falcidia, ma il domestico non lo sa. Per sua stessa ammissione, lui crede che questo documento ce l'abbia la signora Antonina. Cosa ha fatto? Dov'era il domestico quel sabato 4 dicembre? Alle 6 del mattino, il domestico va alla clinica Falcidia per fare le pulizie. Verso le 8 porta la bambina all'asilo. Da allora, fino quasi alle 8 e mezzo di sera, alle 20:30, fa le pulizie in altri condomini. Poi torna a casa, cena, fa l'albero di Natale assieme alla bambina e verso le 10 esce di nuovo. Fa le pulizie nelle scale del proprio condominio e verso le 23 viene visto anche dalla figlia della padrona di casa. La signora Antonina, dice il domestico, l'ha vista per l'ultima volta
martedì 30 novembre, 4 giorni prima dell'omicidio. Altro, a carico del cittadino dello Sri Lanka, non c'è. E infatti viene ascoltato solo come testimone. Qui la sua pista si ferma, sempre con quei dubbi. E quelle impronte numero 36, impronte da donna. E quei capelli di donna. C'è una seconda pista, ma questa la vediamo dopo, dopo la pubblicità. La seconda pista che i carabinieri e il sostituto procuratore a Cagnino battono è quella di una persona molto vicina alla vittima. Tra queste persone, sentite come testimoni, c'è proprio lui, il marito. Il dottor Vincenzo Morici è un medico molto noto in città. È aiuto di patologia chirurgica all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Non solo, collabora con l'università, presta la propria opera nella clinica privata dello zio della vittima e ha due studi, uno a Catania, proprio nel palazzo accanto al suo, e uno a Nicosia. Ora, il professor Morici e la signora Antonina si sono conosciuti durante l'università, quando erano studenti, e poi si sono sposati dopo la laurea. Quel sabato, verso le 11:30 del mattino, come tutti i sabati, il professor Morici parte da casa sua per andare a Nicosia, allo studio. In questo viaggio si fa accompagnare, come tutti i sabati, dalla vecchia domestica, la signora Peppina, che approfitta del passaggio per raggiungere alcuni parenti che ha in quella città, Nicosia, che dista almeno un centinaio di chilometri. Lungo il percorso, preleva un collega che lo assiste nelle visite. Il collega lascia la macchina ad un bivio nei pressi di Agira e prosegue con loro fino a Nicosia, dove lasciano la signora Peppina. A Nicosia lavorano allo studio medico fino alle 8 di sera. Fanno un paio di visite a domicilio fino alle 21:30 e lasciano Nicosia per tornare a Catania, fermandosi per mangiare ad una trattoria lungo la strada. Qui rimarranno una mezz'ora, come testimoniano, oltre al collega, il padrone del ristorante e sua moglie. Arrivati ad Agira, il collega del dottor Morici scende per recuperare la macchina e sono, lo sappiamo perché è proprio lui il collega a dirlo ai carabinieri che glielo chiedono, sono le 22:30. I tempi sono quelli. Una mezz'ora per arrivare da Nicosia ad Agira, tre quarti d'ora per andare da Agira a Catania. Verso le 23:15 il dottor Morici arriva a Catania e parcheggia la macchina in garage. Lo vede il suo suocero, che abita di fronte. Entra in casa e scopre che hanno ammazzato sua moglie. Altro, sul conto del dottor Morici, non c'è, e infatti viene ascoltato solo come testimone. Una donna, il marito, il maggiordomo. I personaggi che ruotano a vario titolo attorno a questo caso sembrano davvero tratti da un romanzo di Agatha Christie. E come in un romanzo di Agatha Christie, c'è anche un criminologo, incaricato dalla procura di Catania, di fare il profilo psicologico dell'assassino. PPA si chiama tecnicamente, possibile profilo dell'aggressore. Lo ha rifatto per noi quel criminologo, il professor Francesco Bruno. Si tratta, secondo me, di una persona di sesso maschile, di età media, giovane, o comunque insomma giovanile, ecco, non avanzatissima, una persona quindi dotata di una forza, di una certa cultura, io dico medio-alta, perché così dall'impressione di un'analisi scientifica degli anonimi, del contenuto degli anonimi, fa rilevare questo tipo di atteggiamento culturale. È una persona sicuramente fredda, capace di premeditazione, è capace di colpire in maniera decisa, ecco, senza esitazione. Un uomo, con quelle caratteristiche fisiche e psicologiche, ma un uomo. E quelle impronte numero 36 e quei capelli di donna, cosa c'entrano quelle impronte e quei capelli con questo? Chiediamocelo dopo, vediamolo dopo. Chiediamoci un'altra cosa prima, vediamo un'ipotesi. Usare le chiavi o farsi aprire dalla signora Antonina era davvero l'unico modo per entrare in quell'appartamento. La
impressione, quindi mi sono convinto di questo, che è stata aggredita improvvisamente da qualcuno che era alle spalle di lei e lei doveva essere seduta tranquillamente sul divano a guardare la televisione. Improvvisamente venne neutralizzata, diciamo, e quindi afferrata con la mano sinistra sulla bocca per evitare che si mettesse a gridare. C'è un particolare che io quella sera, non personalmente, ma che è detto dal marito, che la porta d'ingresso poteva essere aperta facilmente anche con una scheda telefonica. Bisogna vedere se questo realmente è avvenuto. Va bene, qualcuno potrebbe essere entrato di nascosto con una scheda telefonica o con qualche altro attrezzo che non lascia tracce. Qualcuno potrebbe aver aggredito la signora Antonina alle spalle e averla colpita con quelle 26 pugnalate. Però non sono tutti uguali quei colpi. Non sono tutti colpi dati per uccidere. Ce ne sono alcuni di molto strani, ricordate? Tutti quei taglietti, quei piccoli colpi d'assaggio sotto al mento. Perché? Io ebbi un'altra impressione, perché, ripeto, dal tipo di lesione, dalla sede delle lesioni e dalla dinamica di come è avvenuto il fatto, mi sono convinto che la signora che era seduta sul divano venne aggredita e però venne neutralizzata ed interrogata per estorcere qualche notizia o qualche promessa. Può essere. Però dobbiamo fare chiarezza. Nei romanzi di Agatha Christie ci sono sempre dei punti fermi da cui partire per fare delle ipotesi. Allora cerchiamogli quei punti fermi. Chiediamoci cosa è successo esattamente quel 4 dicembre, in quell'appartamento, in quella stanza e su quel divano. Se fosse un giallo, ci sarebbe un poliziotto a fare con noi il punto della situazione. Quel poliziotto è il commissario Silvio Bozzi, della Scientifica di Bologna. È lì, in quello che sembra soltanto un palazzo antico del centro, che si trova una delle strutture più moderne di investigazione scientifica, costruita e coordinata dal suo dirigente, il dottor Elio Graziano. Al commissario Bozzi chiediamo cosa può essere successo quel sabato sera. Ecco, l'assistente Garuti ha scannerizzato le fotografie tratte dalla ricostruzione della scena del delitto. Diamoci un'occhiata. Ciao Lorenzo. Ecco, cosa possono dirci le fotografie? Ma ci dicono innanzitutto che l'omicidio è avvenuto in questa parte dell'appartamento, esattamente sul divano. Questa è la zona interessata, perché non ci sono altre zone interessate dall'aggressione, né altre macchie di sangue in altri posti. Esatto, non ci sono macchie di sangue nelle altre stanze, quindi tutte No, qui e tutte no. sul divano. Quindi è qui che è avvenuto l'omicidio. Ecco, dove stava seduta la signora Antonina? La signora Antonina era seduta qui, l'aggressore qui, alla sua sinistra. Come fai a dirlo questo? Ma è molto semplice, guarda, vedi questa superficie che non è interessata dallo spruzzo ematico del sangue, ecco. Come se gli spruzzi di sangue avessero incontrato un ostacolo, una massa. La massa è rappresentata proprio dal corpo dell'aggressore, che ha aggredito in questo punto la signora Antonina. Ci sono altri schizzi di sangue che possono dirci qualcosa? C'è uno schizzo molto importante, qua sul muro, ecco, in prossimità del posto dove era appunto seduta la signora. Non potrebbe essere quelle macchie di sangue, lo spruzzo per esempio, potrebbero essere macchie provocate dall'assassino, nel senso che si è sporcato e ha sporcato lui stesso. No, questa è la classica morfologia delle macchie a lacrima, proprio a punto esclamativo si chiamano. Questo è uno schizzo di sangue che proviene dalla recisione della carotide, la carotide comune che è stata recisa con violenza dall'aggressore. Quindi non è sangue che proviene né dalla lama intrisa di sangue dell'assassino né dall'assassino stesso che con qualche movimento ha spruzzato il sangue in questa zona. Ed è perfettamente in corrispondenza alla posizione occupata sul divano dalla signora. Ho capito. Tutto questo ci fa capire quindi che la signora Antonina era seduta sul lato sinistro del divano, l'assassino su quello destro. Sì. Parlano, fanno qualcosa, non lo sappiamo, a un certo punto lui l'aggredisce. Ecco, cosa è successo a questo punto? La signora Antonina non aveva scampo per due ragioni. Prima è stata assolutamente colta di sorpresa, proprio non si aspettava l'attacco.
questo è dimostrato anche da quel particolare degli occhiali. Quindi aveva gli occhiali quando è stata aggredita, guardiamoli qua. Occhiali che sono stati trovati incastrati sul divano. In secondo luogo è stata aggredita, ecco Lorenzo, in grandissime, ecco l'immagine del divano, su questo tipo di divano, quindi superficie ampia, molto morbido. Anzi, ti dirò di più, una cosa che forse ti sorprenderà, il divano, questo tipo di divano, è stato il miglior complice per l'assassino. Se andiamo di là te lo faccio anche vedere. Andiamo. Ecco, questo è un divano simile a quello dove è stata ammazzata la signora. Ecco, siediti qua. Stava seduta da questa parte. Perfetto. Prova ad alzarti adesso. No, senza usare la mano destra, perché la signora non poteva usare la mano destra perché doveva difendersi dall'aggressore. Quindi senza mani... Difficile, ti respingo con un dito. È difficile, quasi impossibile. Quindi la signora stava praticamente seduta dentro una gabbia. Come dentro una gabbia? Perché? Perché da una parte non poteva scappare, perché c'è il bracciolo. Dall'altra, ancor meno perché... c'era l'aggressore che la tempestava di colpi, non poteva muoversi. In trappola, in sostanza. In trappola. E poi cosa è successo? Primo colpo dell'aggressore, cerca il torace. Non è un colpo fatale. La signora scalcia, tenta di difendersi, al che l'aggressore massacra le gambe della signora. Poi cerca l'arteria femorale per ridurla all'impotenza. Dopodiché sale ancora di più e cerca il collo. Tenta, capito, di far girare il collo alla signora perché possa scoprire la carotide. Trova la carotide al 25° colpo e la recide. Schizzo di sangue, la signora, in preda alle convulsioni, cade, si trascina i cuscini con sé. Agghiacciante. Agghiacciante. Che arma può aver usato l'assassino? Guarda, è un'arma simile a questa. Un'arma micidiale. Un po' più grande, con una lama probabilmente più larga. Quindi non un coltello da cucina, un coltello trovato lì sul luogo, casualmente. No, un'arma terribile, per uccidere. Quindi possiamo pensare che l'assassino non abbia inventato lì per lì l'omicidio, ma che questo omicidio sia premeditato. A mio avviso sì. Chi ha ucciso la signora Antonina sedeva con lei sul divano, su quella parte del divano che è rimasta pulita dalle macchie di sangue. Chi ha ucciso la signora Antonina sedeva con lei sul divano ed era entrato in casa col consenso della signora. E la conosceva bene sicuramente. Perché lei era in vestaglia e l'aveva ricevuto lo stesso a quell'ora di notte. Chi ha ucciso la signora Antonina lo ha fatto con un'arma propria, con un coltello micidiale fatto apposta per uccidere, simile a quello che ha mostrato il commissario Bozzi, o simile a questo, un coltello di una 15 centimetri. Allora, punti fermi e certezze. Questo è un omicidio premeditato. Il coltello è stato portato da fuori, non era in casa. La persona che se l'è portato dietro aveva intenzione di uccidere. Chi è questa persona? Una donna? Ci sono quelle strane impronte lasciate nel sangue, quelle strane impronte tutte sinistre. E poi ci sono quegli strani capelli che non si riesce a capire se appartengono o no alla signora Antonina. Dimostrano inequivocabilmente che ad uccidere la signora Antonina è stata una donna. Inequivocabilmente. Ma siamo sicuri? Chiediamoci qualcosa. C'è una gran confusione attorno al divano. Ci sono tutti i cuscini per terra e poi ci sono queste pantofole lontane, una addirittura oltre il tavolo, lontana dalla scena del delitto. Perché questo? Beh, è una cosa abbastanza normale, perché la signora è stata aggredita, è stata colpita e ha le convulsioni. La carotide è recisa e si contorce disperatamente, drammaticamente ai piedi del divano. Quindi da una parte ha trascinato il cuscino, ecco la spalliera del cuscino, e quindi ha travolto tutti gli oggetti, trascinando con sé i cuscini, ben inteso, ha travolto tutti gli oggetti che ha incontrato sulla sua via, qui. Ecco, probabilmente qua ha scalciato questo cuscino e l'ha spinto verso l'esterno, vicino al muro. Ecco, c'è una cosa che non convince, ed è quell'impronta di suola di scarpa numero 36, lasciata sul sangue. Cosa dice quell'impronta? Per me sono impronte anomale, ti dirò subito. Sono innanzitutto delle impronte relative alla suola di un'unica scarpa sinistra, che figurano dei movimenti abbastanza strani, quindi sincopati, non capisco che tipo di movimenti. E poi il resto delle impronte? Ho capito, solo impronte sinistre, quindi. Solo impronte sinistre, poi ecco, circoscritte a una piccola zona interessata dal sangue. Si ha più che altro la sensazione che questo aggressore, quindi, sia proprio calato, sceso dall'alto della stanza e rimanga lì fermo al centro della stanza di fronte alla scena del delitto in posizione eretta. Com'è possibile? Non mi convince. Anche la forma è molto particolare.
mi dà più l'impressione di un effetto a stampo prodotto da una mano che si è entrata dentro questa scarpa, ecco, e abbia esercitato questa pressione dall'alto sulla tomaia, proprio, ecco, sulla scarpa, in modo da creare questo effetto stampo. Sembra proprio, ecco, come un timbro postale al posto dell'impronta. Allora possiamo pensare, in via di ipotesi, che non siano state prodotte dall'assassino, per esempio, direttamente camminandoci sopra, oppure da qualcuno che è arrivato dopo, ma che siano in effetti un tentativo di depistaggio. Io penso che sia proprio così. Impronte sinistre, stranamente accostate tra loro, stranamente stampate nel sangue. Sanno di depistaggio. Fanno pensare al tentativo di qualcuno di incolpare qualcun altro. Ma quella delle impronte non è l'unica cosa che sa di depistaggio in questo caso. Ricordate quelle lettere anonime arrivate prima e dopo il delitto? Anche quelle sono strane. Tu sei un esperto grafoscopico, cioè analizzi e fai confronti tra le scritture. Ecco, in questo caso sono importanti due lettere anonime arrivate a casa della vittima. Cosa ci puoi dire di queste lettere? Innanzitutto il primo anonimo è importantissimo, addirittura fondamentale a mio giudizio. Diamoci un'occhiata. Ecco, questa è la busta dentro la quale era contenuto il sintetico messaggio minatorio. La prima scritta in alto, quella che poi è stata cancellata, Riccardo Morisi, prima Riccardo e poi Morisi, è scritta a macchina, con una normale macchina da scrivere. Poi ci ripensa, cancella, alla meno peggio, e riscrive tutto col normografo, prima mettendo il cognome e poi il nome. Quindi due caratteri diversi, quello della macchina da scrivere sopra e sotto il normografo, cioè quella mascherina di plastica che serve per fare tutte le lettere uguali. Esatto. Quindi questo è un particolare strano. Lui sa che i caratteri della macchina da scrivere possono essere rintracciabili, certo, perché ogni macchina da scrivere lascia un segno diverso, lo sa perché poi non scrive più con la macchina da scrivere, cancella, e in effetti dopo si mette a fare quest'altra operazione. È molto strano quindi questo. Ma più che strano, mi fa pensare che proprio l'autore dell'anonimo volesse indirizzare l'attenzione degli investigatori proprio verso quella macchina da scrivere. Probabilmente lui ha scritto utilizzando una macchina da scrivere di altra persona, sulla quale voleva che ricadessero i sospetti. Andiamo a vedere anche il testo. Ecco, questo è il contenuto, 16 parole, che esprimono una minaccia sintetica, ben precisa, però rivolta a chi? Non a Riccardo Morisi, che è il destinatario della lettera, ma alla madre, attenta. A tuo figlio conosco tutti gli orari, motorino, scuola, palestra, il ritorno il sabato sera. Te lo dice quando sarà l'omicidio. L'omicidio sarà il sabato sera successivo. Perché dici questo? Qui si riferisce ad un incidente che potrebbe venire al figlio. La signora è stata uccisa il sabato sera successivo alla ricezione della lettera. Questo sa significare tre cose. Quindi, prima cosa, l'autore dell'anonimo era a conoscenza, è una conoscenza approfondita dei progetti criminali dell'assassino. Seconda cosa, l'autore dell'anonimo e l'assassino sono la stessa persona. Terza cosa, qualcuno ha letto il contenuto della lettera e ha compiuto l'omicidio proprio di sabato sera per orientare l'attenzione sempre degli investigatori verso l'autore dell'anonimo. Certo, quindi tu dici la coincidenza è così forte tra il sabato sera in cui è stata uccisa la signora e questo riferimento della minaccia del sabato sera nella lettera è così forte che fa in modo che in qualche modo una relazione tra la lettera e l'assassino, sia che lui abbia conosciuto il contenuto, sia che sia veramente lui l'assassino, insomma in qualche modo questa relazione c'è. A mio avviso non solo la relazione c'è, è una relazione molto drammatica. Ti dirò, nel momento in cui l'autore dell'anonimo ha battuto la lettera R di Riccardo, ha cominciato a realizzare il progetto dell'assassino. Una lettera che parla di un sabato sera, appena una settimana prima del sabato sera in cui verrà uccisa la signora Antonina. Forse è una coincidenza, ma suona strano. È più facile pensare che l'assassino abbia scritto quella lettera, o forse che ne conoscesse il contenuto. Perché? Perché tutto questo? Incolpare un'altra persona, il possessore di quella macchina da scrivere, che ha scritto le prime parole dell'indirizzo, che poi sono state cancellate ma sono rimaste come un valido indizio. Questo sembra davvero un romanzo di Agatha Christie. Un romanzo in cui una mente diabolica ha architettato tutti i punti di un piano. Come in un romanzo di Agatha Christie, c'è anche una specie di maledizione che colpisce molti dei personaggi che ruotano attorno a questo caso. Il maggiore dei carabinieri, il maggiore Ermanno Fenoglietti, muore mentre fa il suo dovere in Bosnia, in un incidente stradale sulle strade di Mostar.
Lo zio della vittima, il proprietario della clinica, muore anche lui, qualche tempo dopo, durante un'operazione chirurgica. E muore anche il padre della vittima, il signor Giuseppe Falcidia. Come? Ce lo racconta il professor Bruno. Dopo la morte della professoressa Falcidia, sulla famiglia sembra essersi abbattuta una sorta di maledizione. Pochi mesi dopo anche il padre muore, una morte improvvisa. Lei ha l'impressione che ci possa essere un collegamento tra questi elementi? Non mi sentirei affatto di escluderlo, perché dalle informazioni che si hanno, il padre della professoressa Falcidia, pur essendo un uomo anziano, era comunque un uomo in piena salute, che era stato duramente colpito naturalmente dalla perdita della figlia, ma che neanche 5 mesi dopo rimane vittima di un misterioso malessere che lo uccide e di cui purtroppo non sappiamo nulla, perché non è mai stata fatta un'autopsia. E questa morte è una morte quindi che, almeno per me, nella ricostruzione logica degli avvenimenti, potrebbe avere una qualche importanza. Si sa che quest'uomo era alla ricerca dell'assassino, naturalmente, alla ricerca psicologica. Magari può aver scoperto qualcosa, può aver intuito qualche cosa, e questo forse gli può essere costata la vita. L'ipotesi del professor Bruno è molto suggestiva, anche se non c'è niente che possa sostenerla, come non c'è nulla che colleghi queste morti a quelle della signora Antonina. Coincidenze. Coincidenze di una realtà gialla, molto più gialla di un romanzo giallo. Allora facciamo un passo avanti, trasformiamo davvero questo caso reale, in un romanzo giallo, e chiediamoci come lo avrebbe scritto Agatha Christie. Innanzitutto gli avrebbe dato un'ambientazione adatta, molto suggestiva. Una città misteriosa, di luci e di ombre, di bianchi e di neri. Una città enigmatica, Catania. Catania sembra simile ad altre città barocche della Sicilia. Per noi che ci veniamo come turisti, anche se turisti un po' particolari, questa è una città bellissima, incastonata tra la montagna e il mare come una perla nera. Noi che non siamo di qui, questa terra, la conosciamo attraverso le pagine dei Malavoglia di Giovanni Verde, o dagli articoli dei giornali che parlano di mafia, o quella dei palazzi abusivi che arrivano fin quasi in riva al mare. E della terra delle marine di Aci Trezza e Aci Castello, da cui partono i pescherecci d'altura. Però a guardarla meglio, a cercare di guardarla meglio, questa città bellissima, questa perla nera stretta tra il mare e la montagna, non è quello che sembra, e te lo fa capire subito appena arrivi, e vedi che neppure la sua montagna è quello che sembra, perché non è soltanto una montagna, è un vulcano. Questa città bellissima è una città di luci e ombre, di bianchi e neri, di contrasti netti che non sfumano tra loro. Secondo quella logica per cui proprio dove il sole batte più forte, proprio dove la luce è più bianca, le ombre sono più nere. È nero il colore della lava con cui costruisce le mura dei suoi palazzi barocchi e delle sue chiese. Nero lo zoccolo su cui si appoggia il suo castello, neri gli archi della marina e le sue porte. Invece bianca è la sua periferia, una periferia lunare e surreale di casermoni dormitori, file di negozi vuoti e viali larghi che finiscono nel nulla, in mezzo ai campi di spighe. Luci e ombre, contraddizioni di una città che non è mai quello che sembra. Come un centro fieristico modernissimo e vuoto, in mezzo al quale sorgono antiche ciminiere d'archeologia industriale, così antiche e così belle da sembrare minareti.
Questa città bellissima ha un cuore rumoroso che batte nelle fiere e nei mercati del pesce, che riempiono piazze sagrate delle chiese di luci, odori, rumori e colori che stordiscono, forti come quelli del sangue, e quando cala il buio scompaiono, lasciando i banchi vuoti e le piazze nere. Quando cala il sole, si muove il popolo dei pub, che un locale dopo l'altro ha ridato vita al centro storico con quello spirito pratico tipico di questa città, bellissima, che i siciliani stessi chiamano la Milano del Sud. Ironia, lucidità e senso pratico, che nel significato migliore sono fantasia, iniziativa, capacità di sopravvivenza. E in quello peggiore sono inganno, sono omertà, sono mafia. Catania. Questa città bellissima è una città antica che del suo passato greco e romano, del suo passato medievale, di quella Catania templare che nel Medioevo nascose Riccardo Cuor di Leone, di quella città là non ha più niente. È una città che si muove e cambia anche quando sembra immobile dietro alla sua facciata barocca. E se li sentite parlare, i catanesi, ce l'hanno questa parlata strascicata e cantilenante, che allo stesso tempo procede a scatti ed è velocissima, quasi come un rap. Perché questa città bellissima, non è come le altre città. Questa è una città che da sempre convive con un vulcano che ogni 300 anni si sveglia, distrugge tutto e bisogna ricominciare da capo. Sui fianchi dell'Etna, disegnati dalla coreografia nera delle colate laviche, sotto alle rotaie della littorina che li attraversa, nei campi di fichi d'India e di agrumeti chiusi dai muretti a secco fatti di lava, non c'è un centimetro di terra che sia rimasto uguale a se stesso. È la lava che arriva, spazza via tutto, cambia tutto, muove tutto e poi si ferma, si solidifica e resta lì, nera e immobile come se fosse eterna. E invece no, perché è pronta a muoversi, tutta assieme, al prossimo cambiamento. Forse è così questa città. Forse. Perché noi che non viviamo qui, noi che non siamo di qui, ce ne andiamo da questa città bellissima con la sensazione che ci sia sfuggito qualcosa. Un segreto nascosto. Come un sorriso misterioso che brilla per un momento, si allontana e poi svanisce. Se fosse un giallo, il caso Falcidia, Agatha Christie forse l'avrebbe scritto proprio così. L'assassino ha già in mente da tempo di uccidere la signora Antonina. Ha in mente anche la persona sulla quale vuol far ricadere la colpa, una persona che ostacola i suoi piani futuri, qualunque essi siano. Scrive una lettera anonima capace di far ricadere su di sé l'attenzione dopo che l'omicidio sarà compiuto. La scrive usando una macchina da scrivere che appartiene alla persona che vuol far incolpare. Scrive l'indirizzo, poi lo cancella malamente e l'indizio rimane. Poi va a casa della signora Antonina. Ci va presto, verso le 10. Dopo che il figlio ha citofonato di sopra e prima che si faccia l'orario consueto del ritorno del marito. Ci va quando lui sicuramente ha un alibi e l'altra, la persona che vuole incolpare, invece non ce l'ha. Siede accanto alla signora Antonina e poi la aggredisce. La aggredisce con quel coltello portato dietro per uccidere, la colpisce con quelle 26 coltellate. Mentre lei si difende disperatamente per una decina di minuti, presa in quella trappola di divano. La uccide. Poi stampa sul sangue quelle impronte. Impronte dello stesso numero delle scarpe che porta la persona che vuole incolpare. Poi apre il pugno della signora Antonina e ci infila quei capelli, i capelli di quella persona. A questo punto il piano è perfetto, non c'è via di scampo. Però c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che va storto. Le cose non vanno come vorrebbe l'assassino. Quell'ora della morte, che è difficile determinare con certezza. Quell'esame del DNA sui capelli, che non è mai possibile fare con estrema certezza e che lascia aperti tutti i sospetti, tutte le persone che ruotano attorno alla vittima, anche lui. Deve sentirsi in una maniera molto strana questo diabolico assassino. Ha offerto agli investigatori la soluzione su un piatto d'argento, la sua soluzione. E per uno scherzo del destino, gli investigatori ci sono passati accanto, non l'hanno vista. E adesso puntano in altre direzioni, direzioni che possono portare anche a lui. Se fosse un giallo. Ma questo non è un giallo, è cronaca. E la fantasia qui non basta. Non ci si arrende agli assassini, ha detto la dottoressa Cagnino, e neanche noi vogliamo arrenderci. Ma se non salta fuori qualcosa di nuovo, qualche indizio o qualche altro elemento, il caso verrà archiviato. E chi ha ucciso la povera signora Antonina resterà per sempre un altro uomo ombra.